No, già anche non posso fare tante cose nella vita, non rimanere incinta non è una. Cioè, vedi, ma anche lui stesso si chiama Lucio, non si mettono d'accordo questi, non si mettono d'accordo. In realtà ho Guarda, capito, cioè, ho letto il perché di questa storia, perché c'è anche un personaggio che si chiama Lucio, però. Problemi di sì. traduzione dal giapponese No, ma sono anche tipo tre personaggi con la stessa faccia, che di loro sono connessi. all'inglese. Allora, ti chiedo innanzitutto. Afaneia, grazie della sub. Ciao carissimo. Eccomi per rubare le tag dell'unico carattere che non possiede. Vabbè, non ci saprai giocare contro. Ti chiedo innanzitutto, visto che è un personaggio un po' particolare, una mini introduzione, se ce l'hai, al personaggio, in modo che uno che magari gli piace di estetica ma non sa niente di come gioca, cosa può aspettarsi quando lo prende. Allora, la cosa proprio completamente base è che in questo gioco qua tutte le Grazie, special hanno la versione heavy, che ti costa più cooldown, però generalmente sono versioni più forti. Tipo ad esempio i proiettili contano per 3 hit se le fai in heavy, e dopo c'hanno un cooldown di tipo 8-10 secondi, dipende dalla roba nello specifico. Tutte le special di Lucilius praticamente è come se fossero heavy, tutte le versioni, e hanno un cooldown di 13 secondi di base. Quindi, questa qua è proprio più training, la stanza. No, purtroppo non c'è il Ah, training online. allora sì, cioè se vedi che se fai un paio di abilità, dopo vedi di sopra che il cooldown delle Sì. special è di mezz'ora. Però Cioè, lui si è proprio alza. uno che, come dicevi, è come se fossero tutte heavy, cioè lui bilancia Esatto. questi cooldown molto lunghi all'inizio, avendo in realtà delle special forti in tutte le sue versioni. Quindi, cioè, light, medium, heavy, non, in realtà vogliono dire poco o niente, sono solo Sì, versioni cambiano solamente diverse. l'utilizzo. Esatto. Cioè, quello che fanno nello specifico, perché a livello di forza, tra virgolette, è la stessa. E però c'è anche quella barra lì in più sotto al meter base, che è il suo blade level. E quello che fa è, ogni volta che tiri una special, si alza. E nello specifico, dopo che fai due special, si alza di uno il livello. E quello che fa è, ti abbassa il cooldown e ti alza i danni. Quindi di base dipende dal livello, al primo ti abbassa il cooldown e poi nello specifico dovrebbe essere secondo ti alza i danni, terzo ti riabbassa il cooldown, quarto ti rialza i danni, quinto ti riabbassa il cooldown. Quindi per avere il cooldown al minimo possibile devi arrivare al 5. E Ok. una volta che sei arrivato al minimo possibile, appunto, cioè tutte le abilità passano ad avere 12 secondi di cooldown ad averne 3. Quindi qui si capisce un po' anche il late game, tra virgolette, di Lucilius, che è appunto hai ancora le special molto forti, anzi fanno ancora più danno, con un cooldown molto inferiore a Esatto. E prima. l'altra cosa che va col suo, cioè sinergizza nel senso che glielo può guadagnare perché all'effettivo non gli cambia nulla se ce l'ha o meno, è la stance, che è il suo unique, che praticamente si mette in sta stance e lentamente inizia a caricare il blade meter. Non può fare nulla mentre è in stance a livello di opzioni evasive, non può né bloccare né fare evade. L'unico modo è proprio deve cancellare la stance e poi bloccare. Però durante sta stance qua può lanciare le tre spade che ha e ognuna fa una roba diversa. Cioè, quella light va in avanti e semplicemente conta come un colpo di Ok. clash Aspetta, coi ti proiettili. interrompo un attimo, Omega. Per ora rimaniamo al fatto che la stance è uno dei modi per aumentare il blade Sì, level, oltre alle aumenta special. il blade level, va bene. E ci Io può fare farei un cose con le passo spade. indietro perché abbiamo introdotto i personaggi in generale. Andrei passo passo adesso Ci invece, sta. tipo normal, special, e boh. Ah, a posto, a posto. Quindi Vai, è. tirami un paio di botte così rimane. Così da terra round e rimane in game. Oh, ok. Adesso. Quindi cerchiamo di dare un taglio anche appunto a uno che, come me, è il motivo per cui ho deciso di fare così stasera. Prende il personaggio, sa più o meno cosa fa il personaggio, ma decide di piccarlo per provarlo un po' con amici, comunque farsi qualche sessione così. Quali normal devo guardare con più riguardo? Allora, la cosa proprio base base, intanto questo PG fa il duello low, Ok. che è molto buona come cosa, perché ti permette di per i personaggi di cercare bene, perché ad esempio capita a volte che ti serve un tasto low, oppure anche per fare empty jump low, lo fai più velocemente, quindi è più difficile farci fuzzy. Poi la cosa particolare di questo personaggio è che bene o male si basa appunto sulle special di avere il cooldown grosso, però ha delle normal abbastanza forti alle quali può giocare attorno. Più che altro sono anche particolari, perché
perché sia il Farlight che il Faremme hanno due frame attivi diversi a cui prendono, cioè da vicino prendono più veloce, però rimangono attive per un po' più tempo e in un paio di frame dopo raggiungono max range. Cioè ad esempio il Farlight, tipo da sto range qua, è frame 7 ed è più uno come tutti gli altri, cioè è frame 6 scusa, ed è più uno come tutti gli altri Farlight, però se vedi arriva anche lontanissimo, cioè io te lo posso anche fare da qui, però da qui è tipo frame 8. Ma come cosa rimane fortissima perché sei più uno da sta cosa. Esatto, sì. E quindi è molto molto buona. Ti diciamo e... una cosa che avevo notato, entriamo un po' nel tecnico, però mi sembra parlando di questa norma, è 8 frame, quindi diciamo a livello di frame è come un medio, diciamo. Però c'è anche da tenere in considerazione che i medi possono battere i light essendo di un livello più alto. Quindi c'è sempre questa cosa da tenere in considerazione. Però è ottimo, come dicevi tu, che puoi essere più uno da una distanza che normalmente... Sì, esatto, cioè te con questo personaggio qua puoi fare dash light, fare farelle, sì, tipo tre volte, continua a prendere, continua ad essere più uno. Un saluto a Belayer che ci segue tutte le sere. No, continua con... E però appunto la cosa è che essendo un light e dato che è più uno e stai premendo un 8 frame, se l'altro non so ti fa tipo un medio che ha 7, vince per la priorità delle normal, sì. Però rimane fortissima come cosa. E appunto stessa cosa, stesso funzionamento ce l'ha Block, il suo faremme, che di base è un tasto buono perché c'ha un bel po' di range ed è 7 frame e meno 6. Quindi di base non è neanche così punibile onestamente a sta distanza. Però se piglia sul tacco, che vedi che tipo dopo fa, cambia un attimo l'animazione d'attacco, che fa il colpo leggermente diverso, diventa 9 frame ed è meno 4. E con un range della Madonna, perché è buona fortuna contestare sta cosa a 9 frame. Sì, cioè, questo tasto è davvero forte. Anche ed è puoi la cosa anche che cancellare in special, ovviamente, quindi insomma. Sì, cioè comunque l'altro te lo deve rispettare. E appunto la cosa straforte di questo è che, proprio una cosa generale, prima di parlare nello specifico delle special, diverse le puoi un attimo evitare facendo spot dodge. E però è comunque la cosa, venendo da Beelzebub, tipo lui c'ha solamente due cancel buoni, che sono due special che entrambi puoi spot dodgeare. Però nel momento in cui un personaggio che ha un tasto in neutral buono, te gli fai spot dodge per cercare di evitare il cancel, lui dopo è qua e se non ti punisce è estremamente plus e continua a farti pressione psicologica con il suo tasto. Quindi è molto buona. E immagino che qui rientri anche molto in gioco questo. Sì, esatto, cioè se poi tipo te mi rispetti sto qua, io poi ti posso un attimo contestare con il Farlight per farti paura, perché essendo più uno, ho ancora di più la cosa, cancello in special direttamente questo, ti faccio fare M che fai fatica a contestarmelo, oppure da shell per rubare il turno con ogni PG. Esatto. Quindi sì, questa qua è un po' la solita cosa di ogni personaggio, però con delle normal molto forti che ti fanno effettivamente pensare se vuoi premere o meno. Poi un'altra cosa veloce da menzionare, perché esiste, è il suo 2M, che è 7 frame ma c'ha 0 di range, perché se guardi ha quasi praticamente lo stesso range del suo duel. Ok, sì. Però effettivamente si è trovato un utilizzo sto tasto. Relativamente. È che questo tasto c'ha la priority di Navi. Cioè se sto tasto esce nello stesso frame di un medium, vince. Ah. Sì. Molto strano. E questa è una cosa che effettivamente non possiamo provare avendo lo stesso PG. Sì, nello specifico è difficile, cioè dovremmo sistemare la roba. E sì, no, vabbè, è difficile. Però appunto è 7 frame e conta come heavy. E tra l'altro è buono perché in counter it sto tasto tipo da relativamente vicino. E prova, salta e fa il close heavy. In counter ti fa linkare in autocombo. Ah, ok. Da medium. Sì, sì, sta roba qua è tipo più 6 o più 7 in counter it. Quindi è comunque un po' di nicchia come utilizzo. Però quando stai facendo frame trap al tuo avversario, oppure è vicino e vedi se c'ha paura di premere o no, se c'è che con questo è buono perché in counter it c'è tanta reward. Sì. Ok. E poi velocemente gli heavy. Sì. In neutral non tiri molto spesso il tuo tasto, perché appunto c'è il frame, ma se lo tiri è 10 frame da meno 1, che ci sta. La cosa figa è che sto tasto in counter ti dà le combone, cioè anche questo qua in counter c'hai tutta combo grossa, poi anche qua sempre autocombo M entra.
Sì, perché ti attira a te, quindi ti esatto, ed è più un milione. Quindi principalmente appunto le normal a cui proprio attivamente gioca attorno sono farelle e faremme. Le altre sono buone per certe occasioni, non di sicuro una cosa su cui ti concentri, ma qualcosa che ti aiuta. Ok. E l'anti-air invece è abbastanza classico. Parte di 10 frame, se non mi ricordo male, prende molto verticalmente. Avanti prende un pochino, se ci stendi l'art box dentro ti prende con facilità e un anti-air normalissimo. Ma anche il close hack non me lo vedo abbastanza forte come anti-air, quello più situazionale. Sì, la cosa tipo se ti fanno cross up e non stanno premendo oppure premono qualcosa male ci può tranquillamente entrare. E ultima cosa, la sweep. Fa una sweep abbastanza buona perché vedi il range a cui piglia, sì, la prende abbastanza lontano ed è frame 8. Frame 8, Sì, no, è buona. È buona per il range che c'ha molto. E infatti, in difesa, se l'altro cerca di farti scimmi, cioè cerca di farti scimmi o comunque gioca attorno a dei range, faccia un attimo avanti e indietro per stare, per farti space trap. Sweep, se sai che non sta per premere un tasto, è molto buono. Ok, perché un po' può compensare il suo DM senza esatto, che non c'ha range. Un po' strano come scelta. Poi a parte quello finito, dash M è solito low, sì, che se spazia è safe. Dash Hack è uno di quelli che fa l'effetto del flip se hit, che quindi ti va a combare al corner. Non ho visto troppe combo che lo usano per ora. Okay. Più che altro il personaggio converte praticamente con qualsiasi special, quindi è un po' ridondante sta cosa nelle combo, non è che serva molto. Okay. E da mid screen non ci guadagni praticamente nulla. E di normal in aria l'unica cosa è Jump L, c'ha una buona hitbox in cross up, e Jump M è il solito tasto con la gambina che allunga anche dietro per hitare in cross up. Quindi il tasto è abbastanza standard e non c'ha modo di baitare gli anti-air. Non ha un anti-air, perché il suo JU è questo qua che se titta fa l'effetto che rotoli all'indietro. Quindi ti serve per le combo tool praticamente. Sì. Sì, cioè colpisci preferisci comunque iniziare con un anti a quel punto lì, E boh, poi ci sono le special. Ok, passiamo a quelle che sicuramente saranno un po' il fulcro di... Sì. Guarda, non sono neanche troppo pesanti a spiegare perché nonostante il fatto del tutto il boss character sfigo, onestamente il suo gameplay è abbastanza straightforward e non ha roba troppo complessa. Okay. Che un pochino è un peccato, perché la gente vede l'RPG così figo, diciamo, oh mio Dio, cosa farà? Alla fine gioca relativamente straightforward. Ok. Forse magari è perché hanno voluto dire, diamo una particolarità di cooldown. La stanza anche alla fine offre un po' di varietà, però... Esatto. Forse non hanno voluto calcare troppo la mano sul primo DLC, visto che... È possibile anche quello. Possibilissimo, metto un attimo il bait level a 5 così almeno c'è cooldown umani per far vedere le special. Ok. E allora di base c'ha un proiettile che è questo qua, che è abbastanza buono. Cioè l'unico problema per il cooldown che c'ha all'inizio della partita è che lo puoi rollare o spoddoggiare come vuoi. Cioè te prova a farci roll o spoddoggio, entrambe funzionano, ma sì, con anche un po' di, cioè non deve essere neanche tight. No, infatti è più piccolo di quanto sembri. Cioè, esatto, perché proprio ce l'avevo ancora addosso praticamente, ormai già non potevo. Sì, cioè tira anche te, cioè anche se tipo lo faccio 2-3-6 L. Allora, perché volevo solo vedere. Sì. Cioè, anche se lo faccio strapresto, sì, comunque lo evito tranquillamente. E quindi sì, batte i proiettili di base, perché appunto contando sempre come avvia 3 hit, però lo puoi spoddoggiare. E la cosa molto forte però è che ha più down block. Okay. Quindi se l'altro tipo io ti sto facendo sta cosa qua e te non spoddoggi, io posso fare così, sono più due. Se spoddoggi ovviamente mi hai rubato il tuo, cioè ti... Sì. Plus te mi sembra, sono abbastanza sicuro. Non sono punibile di sicuro perché comunque hanno un po' di recovery ma non così tante proiettili. E però appunto già il fatto che io ho usato un cooldown all'inizio del round di 13 secondi non ho fatto nulla, l'effettivo è un po' pesante. Ed è un po' la cosa del kit del PG all'inizio. Cioè le prime volte che lo provi ti ritroverai sempre ad aver tirato una special. Oppure tipo, non so, hai tirato e perde o hai tirato e trad e non fa nulla. E sei lì senza un cooldown per giocare. Quindi ti devi un po' abituare al feeling. È una situazione che ho visto specialmente all'inizio appunto. Magari una special ti va male,
Una la usi per entrare, una la usi in blockstring e magari l'altra è quella che non ti serve. Tipo. Eh sì, esatto. E all'inizio non c'è veramente un modo per giocarci attorno. È proprio abitudine e basta. E quindi allora i proiettili è quello là che è plus, poi abbiamo questo che è un botto più plus perché è circa sul più 10. La prima parte però è più lento. Saltare insieme. E sì, no, no, è... extra plus blocca. Guarda. Okay. Sì. E l'unica cosa, anche questo è spoddoggiabile. Ti faccio fare M poi proiettile. Ah, non anche sto qua è spottoggiabile. L'unico che non è spottoggiabile è il terzo, che c'ha un cooldown, cioè un cooldown di uno startup molto alto, perché lo vedi proprio dalle normal. È circa una quarantina. No, dovrebbe essere tipo, sì, 40 frame qualcosa lo startup. Ma rimane lì un bot ed è tipo più 20, perché appunto dopo rimane lì settato. È quello più da Oki, quello, proprio se hai l'avversario che rispetta la rotando. O da Oki o se vedi che contro c'hai una persona che sta facendo molto spesso spoddodge perché usi le altre opzioni. Beh. Quindi glielo batte. Perché hai visto che ti prende proprio clean encounter perché è riattivo. Perché non so, per esempio, uno dei suoi filler è DPL, che è questo. Quindi se fai un po' full screen e fai DPL sei safe perché è meno 8. Mm-hmm. E magari intanto lo stai tirando per alzare il blade level. L'altro volendo tipo fare spoddodge per... perché così è un po' più plus anche lui e riesce a entrarti facilmente addosso e non ti prendi il jeep damage, che comunque è una cosa. Quindi te puoi metterci tipo il proiettile heavy, l'altro ti fa spot, l'altro ti fa spot dodge, lo punisci e dopo ci combi. Okay. Poi, parlando di DP, le altre cose che c'ha sono follow up M, cioè follow up M, la versione M, che questo qua è il tuo launcher per le combo. Non comba proprio diretto da molta roba, l'unico tasto far da cui piglia sempre è il parry. Okay. Il resto tipo fare M encounter e ti riesce ad andarci. Però se ti dà close, connette sempre all'ultimo colpo dell'autocombo e ti fa continuare così. È un launcher da ogni punto dello schermo. Questa è proprio la B&B che vedo solitamente. Esatto, perché è proprio la cosa più basica del mondo e anche l'unica cosa che ti fa convertire. Però appunto è come se un personaggio stesse facendo la mossa EX per combare mid-screen, quindi ci sta. Sì, esatto, buona. Anzi molti comunque possono fare normal special da mid-screen solitamente, quindi è già buono anche... che può fare questa cosa. Sì, esatto. E anche sto qua è meno 8 uguale, però è molto più facilmente punibile perché ti pulla in. Quindi sei meno 8 a sta distanza per fare circa quello che vuoi. E la versione heavy serve a questo, ovvero che... fa lo startup di quella M, però dopo fa il fendente giù. E serve principalmente per due cose. La prima, come il disco, prende encounter e chi fa spoddodge. Okay. Ma è peggio che fare disco perché non fai nulla, semplicemente è un hard knockdown. Cerca di fare spoddodge dopo che faccio tipo farelle. Farelle. Eviti e ti piglia encounter il secondo. Cioè principalmente hard knockdown, comunque un safe jump, non è brutto. E la cosa anche è tipo, se l'altro pensa che sia la versione M, prova a premere per punirti, gli arriva il counter hit. Ah, certo. Perché pulla lo stesso? Fammi vedere. Aspetta. Allora. Sì, ti pulla uguale. E quindi la cosa è che di base è... Ah, però non c'hai lo spellucichio in realtà. C'hai no, sì. È meno 4, quindi non è punibile. Mm-hmm. Il punto è che spottoggia dopo il primo colpo e premi un tasto. Ok. Questo qua è diretto punish, proprio secco. Quindi si mixa un attimo ancora di più con la M, perché cioè se mo fai sempre di nuovo spottodge. Se fai spottodge lì dopo time un attimo il tasto dopo e ti punisco. Quindi è un mind game molto gimmicky. Okay. Ma molto gimmicky, perché non è reagibile sta cosa effettivamente, perché è subito il follow up. Mm-hmm. E anche con la versione M, se vuoi fare qualcosa devi premere. Quindi è proprio un mind game molto di nicchia. Tirami intanto qualche colpo così. Prova anche da un attimo di spettro. Quello lì è il 1-4. Che M e H fanno la stessa cosa di quello che hai appena fatto. Che ovvero prendono il nemico e te lo sbatte a terra. E da qua c'hai Oki. E questo qua è il tuo classico combo ender. Proprio diretto, pigli, fai knockdown e dopo dash addosso e fai un po' quello che vuoi. E sono entrambi safe on block. L'unica cosa che cambia tra l'M e H è la distanza. Ok. Quindi se vedi te fai l'M da lì.
Era questo qua. 214M, sì. Vai un attimo indietro. Levi arriva più, un po' più avanti. Ok. E Lally invece... Come tirare anche la Lally Special, che così si carica più in fretta. E fai la versione L. Invece tira quel colpo lì, che è diverso dalle altre due. Quel colpo lì fa sempre wall bounce. È molto simile al da Shelly. Sì, l'animazione è la stessa praticamente. E infatti ogni tanto tipo vedevo, che cazzo mi cancella il farelle, cioè il da Shell da un... No, è semplicemente la stessa animazione e in combo, vai fatti colpire, fa sempre wall bounce sta roba, quindi se sei al corner o vicino al corner ti fa convertire. Okay. L'unica cosa è che questo è meno 6, quindi è punibile, cioè molto probabilmente finirai in distanza di farelle e se l'altro c'ha farelle 6 frame ti punisce. Beh, a non fare le oh. Lì è perché eri nel range dell'8, però tipo se lo faccio da qua vai poi subito, ecco, beh, panici. E quindi questo qua non ha molto utilizzo principalmente con vendere tutto. E l'ultima cosa importante è la special su cui c'ha più RPS sto personaggio, che è il teleport. Yes. Ne ha 3 versioni. La prima è semplicemente un empty teleport davanti alla tua faccia. Mm-hmm. La seconda ti fa sto colpo, che è safe on block, perché è meno 4. E la terza ti cade dall'alto ed è più 2. Mm-hmm. Quindi questo qua è principalmente il grande RPS, perché non c'hai veramente qualcosa che te lo cerchi per bene. Perché c'hai sempre, bene o male, c'hai una cosa che vince su 2 opzioni e ne perde da una. Sì. Quindi te che sei in difesa tecnicamente sei avvantaggiato, perché è l'altro che deve fare di più la read. Pensa, addirittura Diaphan, ho guardato un piccolo video che aveva fatto su Sis, diceva che il 2H batte chiaramente l'over, cioè l'overhead, sì. Uh-huh. E se fai quello empty, perché ha comunque un po' di recovery. Sì, c'hai sempre l'opzione che batte un 2. Per esempio, fai roll in avanti appena mi vedi scomparire. Ho sbagliato. Roll in avanti batte sia l'M che Levi. Se lo fai subito, cioè se riesci a riconoscere subito il teleport, è pure punish. Non su questo, ma sul Levi. Questo qua che è quello plus. Se lo fai subito, te c'hai punish e mi puoi combare. Però perde ovviamente, fallo di nuovo. Perde se io faccio quello empty. E infatti Diaphan, sai cosa diceva addirittura? Lui dice: visto che il 2H batte le opzioni empty e quello l'overhead, tu fai 2H a prescindere, che alla peggio ti arriva la frame trap che ti lancia con un po' di danno full screen. Cioè, allora, al corner no, diceva mid screen. Esatto, quella cosa è vera mid screen sempre, perché al corner, guarda, fai 2H appena sparisco. Ecco, al corner questa cosa qua fa wall bounce in counter it. Quindi è per quello che si fa solamente mid screen. Lui diceva anche rounds, tipo, forse diceva di round start, ma comunque mid screen. Sì, no, ma più che altro è sempre reagibile quando scompare, perché tipo solo a scomparire ci mette già 20 frame per uscire. Per uscire a fare il follow up ce ne metti già anche qualcuno di più. Anzi, se conti tipo tutti i frame di sta roba qua, che è quello plus, dovrebbero essere una quarantina in totale. Mm-hmm. Quindi è molto reagibile. E io però sono un po' una greedy bitch, provo a fare sta cosa. Cioè io provo sempre ad aspettare l'overhead, e se proprio all'ultimo vedo che mi compari davanti, provo a premere. Ci sta, che alla peggio... ho visto un po' di gente farlo, perché circa puoi vederlo. Il punto qual è? Che se fai sta cosa qua e lui fa quello empty, difficilmente stai premendo in tempo perché batta. Cioè, no, però magari se tipo fai la presa, me la tech, una roba così. Sì, comunque ti esce lei tech, se proprio vuoi essere completamente greedy sì. Però se io tipo ti premo tasto, cioè ti prendo incounter e basta da qui. Ok. Quindi è rischiosa comunque come opzione. E boh, questo qua è tutto per le sue special. Mancano solamente le cose. Le unique, che sono roba abbastanza normale. Allora, il proiettile, proiettilone, la cosa buona è che ti fa sempre combare mid screen, perché ti tiene in instant per mezz'ora. Beh, c'ho di poi... c'è anche questa. Sì, quello è la sua unica reversal, perché non ha meterless reversal, c'ha solamente quella lì. Poi c'ha il 214U, che vai, fallo te, che c'hai il meter. Sì, vai. Sì. E questo qua è il combo ender che ti dà save jump. Te da qua c'hai auto-timato save jump semplicemente tenendo tu avanti e premendo gioielli. Gli altri non ti danno save jump?
No, gli altri non è proprio veramente safe jump perché cambia in base a come tecca l'altro. Ah, beh, giustamente è perché, non è hard knockdown. Chiaro. Questo qua invece è hard knockdown, proprio fai di più un wake up. Ok, non è uscito. Ah, scusami. Fai di più un wake up. Vediamo se riusciamo con il tempo. Proprio safe jump diretto sui cosi. Anche sui di più. Ok. Quella cosa là è una cosa molto presente di sto PG, perché sto PG qua c'ha proprio i safe jump più facili di tutto il gioco, perché sono tutti auto-timati anche contro Yu. Cioè io anche da presa ho lo stesso tempo che ho da quell'ender lì. Aspetta, forse dovrebbe essere da forward, però non da backer. Cioè io da qua ho lo space jump auto-timato. Ah, ho capito. Sì. E l'unica cosa puoi teccare all'indietro, ma anche se tecchi all'indietro, cioè comunque sto atterrando, al massimo ti prendo. E sì, cioè è molto comodo. Poi l'ultima cosa è il teleport, che è sta cosa qua, che ti dà il tuo combo extender mid screen. E questo qua circa, molto circa, è la tua opzione di autoshim. Non è una cosa che fai proprio go to molto spesso, perché può rischiare di perdere un pochino, però è circa quello che vuoi usare se proprio vuoi fare autoshim. Okay. Ci sei? Sì. Come vogliamo fare? Sì, ti faccio knockdown col 2U, poi un wake up, ti faccio scimmie con quella roba là. Okay. Però... Cioè, quindi faccio così, scompari. Sì. L'unica cosa è che la cosa tra virgolette più safe è farci delay mesh su sta cosa. Sì, ho notato. Sono tipo 20 e passa frame, fai tipo 27. Sta mossa qua non è invul per 15 frame, tipo i primi 7, gli ultimi 8 non sono invul. Quindi se te fai tipo delay mesh di un heavy, ovviamente, cioè poi te lo può, cioè può succedere altro, però se fai proprio delay mesh di un heavy, in caso che ti fa la throw, semplicemente stai facendo le attack e vabbè, stai perdendo della vita ma comunque sei safe. E altrimenti se l'altro si sta tippando dovrebbe essere abbastanza attivo per prendermi. Cioè ti provo a fare sta cosa qua, prova a fare proprio leggermente late close heavy. No, ok, qua no, proprio un po' late, ma tranquillamente un po' late, perché è attivo per tipo 6 frame quel tasto e tanto è 9 frame di startup. Ok. Vedi. Io infatti quindi... una cosa che avevo visto, perché questa di solito è una special che usi anche per passare attraverso i projectile. Sì. E ho visto che tipo con Eustace, se carico il proiettile, tu reagisci, io che carico il proiettile, posso tenerlo caricato e spararti quando arrivi avanti. Sì, perché ci mette, da quando ti appare in faccia, quando colpisce, passano 8 frame che non è invul. Sì. E te in quel momento puoi fare quello che vuoi. Proprio la cosa base, se proprio vedo un proiettile, sarebbe questa, perché è più veloce. Sì. Ma... Cioè, oddio, più veloce no, ma non c'è tutta la telegrafazione della cosa. E... Vabbè, chiaramente c'hai meno reward, quindi c'è anche questa cosa qua. Esatto, la cosa principalmente è cercare di giocare attorno ai cooldown, perché specialmente all'inizio non c'hai sta gran reward. Stai facendo un'opzione forte che batte altre opzioni, ma per esempio non stai convertendo in tanto danno. Perché guarda, fatti colpire, cioè una BMB di sto personaggio metti round start da close, fai tanta roba, perché comunque arrivi al corner così e fai knockdown. Li ho sbagliato a linkare quello. Però, cioè, non stai facendo tanto danno. Cioè, tipo, ti avrebbe lasciato così di vita. E io ho i cooldown da 12 secondi da gestirmi ancora dopo sta cosa. È proprio la cosa che volevo chiederti adesso, che insomma... Beh, in realtà prima volevo passare delle blockstring, ma a sto punto anticipiamo. Sì, ma anche perché blockstring, bene o male, quando ti ho spiegato il farelle, te l'ho detto, è quella la roba principale. Sì, poi anche che le special hanno un po' dato l'idea di cosa fare. Esatto, ti ho spiegato bene o male già un po' le frame trappe la roba con le normali e le special. Diciamo adesso è un po' a me disposto già adesso, però volevo chiederti proprio se con le combo, visto che hai Blade Devil da gestire, se hai delle special così forti che comunque ti fanno anche convertire in buon modo, se ti capita di dire no, qua in sta combo è meglio che utilizzo una special sola per non avere troppi cooldown in blocking, oppure cioè si riescono comunque a complementare così bene che qualcosa riesce sempre a farlo. Allora, sì, la cosa di base, diciamo più optimal, è cercare di usare due cooldown in una combo, perché se ne usi tre lo senti, ma lo senti tanto.
Okay. Cioè, tipo te sei a Blade level 0, mo. Vai sotto. Passa di là. Allora. Vabbè, mo finisce il timer, però è per darti l'idea. Fammi autocombo di PB, autocombo di 1-4, vabbè, mo non fa. Però per dirti, autocombo di PB, che te lo lanci in aria. Poi fai autocombo di 1-4L, che è la cosa che ho fatto prima io. E poi, tipo, una cosa per fare un setup figo è 2H, disco H. E il disco H hit Tamiti e te recuperi in tempo per parare anche di più. Che è un setup molto figo ed è la cosa più basica che puoi fare col PG. Okay. Il punto è che hai un solo cooldown e tra l'altro l'unico cooldown che hai è il teleport, che non fa nulla dopo per le combo o per altro. Che poi verosimilmente l'avrai anche utilizzato magari per entrare prima. Esatto, quindi neanche cioè, te stai facendo quello. Tutta sta cosa figa, ma l'altro dopo all'effettivo di chi ha paura di nulla, perché non hai cooldown in quel momento. Il massimo che ti posso fare dopo è autocombo Regine Strike, autocombo e sperare che mi torni una special in tempo. Dopo sta roba. Tra l'altro mi hai ricordato una cosa. La Unique in tutto questo come entra? Allora, la Unique, a parte il fatto che carica il Blade Level, è la Unique entra che, dato che c'è i cooldown molto alti, vedi che ogni special usa delle spade specifiche, ovvero il proiettile usa le due spade assieme e lo Slash usa la spada singola. La Unique ti mette in stance, mette da parte queste tre spade e con L spari la prima spada rossa, che avevo detto prima, crasha i proiettili e basta. Con M spari questa qua, che pull ed è più 2 on block, quindi ci puoi fare per approvare il turno e tutto. E la Heavy è punibile perché è tipo un meno 8, siamo giù di lì, però è molto veloce e funziona ok da anti-air come hitbox. Cioè prova a fare jump in, tipo entro in stance e mi fai jump in perché vedi la stance, quindi cerchi di doggiare questo per esempio, fai jump in. Posso tirarlo proprio preventivo un botto e ti prende perché è molto grande in avanti. E io in generale qua non la vedo utilizzata tantissimo la stance, però. No, perché onestamente è molto difficile per il reward che c'hai. I reward principalmente sono due. Uno, stai attivamente facendo qualcosa quando non c'hai le special. Due, se rimani in stance stai caricando il Blade Level. Il punto è che, allora, te volendo puoi prendere un approccio più zoner, cioè tipo ti faccio così, ti ho mandato indietro, sto qua e carico un attimo la stance. Però capisci che io devo stare così, devo vedere se checkarti con queste cose qua da lontano, perché se no te mi tiro un proiettile, io devo bloccare te in tre gratis. Oppure se devo committare tipo sta qua o sta qua che è plus. Oppure se mi aspetto che te fai quella cosa lì e vai jump in, devo aspettare e poi farti quella anti-air. Ok. Cioè in neutral gestirti sta cosa qua è un casino. Il reward è che stai facendo Blade Level a gratis e non stai usando il cooldown. Quindi tipo io la prima volta che tiro un'abilità ce l'ho già, non so, ad 8, ad 8 secondi di cooldown. Che è forte come cosa. Però è uno sforzo grande e stai rischiando tanto. Ma tipo invece in block tu impatti una roba del tipo così? È uno scam. Perché ci metti tanto ad entrarci. Okay. È dopo che hai condizionato l'avversario a non premere. Più che altro perché mi sembra che grande, entri nello stesso RPS delle special normali. Esatto. Quindi cioè guarda, blocca. Cioè vedi proprio che mi vedi anche entrare in stance. Non dico che è reagibile perché non arriva ad essere reagibile. Un po' se te lo aspetti, un po' se vedi lui che sta entrando in stance, qualcosa ce lo puoi premere. No, specialmente diciamo che non è reagibilissimo leggeri. Cioè mi sembra reagibile un pochino, ma più che altro reagisci con cose con cui reagiresti anche ad altre robe che esatto fai, quindi esatto. Cioè siamo lì al pelo, però cioè per esempio tipo tutte le spade tranne questa perdono da roll perché sono abbastanza alte. Quindi se vado in stance e faccio quella plus, cioè guarda, ti faccio tipo blocca, close M, poi ti faccio quella plus, fai roll in avanti te, dopo aver bloccato. Mm-hmm. E mi punisci. Proprio con tipo un close L. Sì, mi aspettavo più un utilizzo magari medio range che proprio esatto indietro al screen. Ma anche medio range anche lì forse tanto vicino, Perché in realtà quello che vedo è che forse te la vai più con le normal a quel punto, anche se ne pone nel range giusto. È questo il punto, la reward esiste ma non è così grande da compensare i rischi che stai avendo. Ok, quindi blocks le abbiamo fatte, special le abbiamo fatte. Ah, ti chiedo allora, chiaramente quella, la prima cosa che guardano tutti quelli che iniziano un personaggio, delle combo base, alcune un po' le abbiamo già intraviste, però magari ti chiedo di allora passarci. La cosa proprio più base è da se proprio c'hai cioè, confirm da un tasto far che non, cioè tipo far M che non prende in counter, l'unica cosa che puoi fare è questo.
Okay. Ed è proprio per poccare un attimo, metterlo lì e aver fatto del danno e esserti alzato il blade level. La cosa principale, mid screen, mettendo che non ti avvicini abbastanza al corner, è questo. Fai autocombo in 2DP, autocombo 2-4M. Okay. E qua c'hai knockdown. L'autocombo per forza L dopo, no, no, quella M. No, quella M poi metti. Quindi vai, prova anche te, ma è proprio facile. Devi giusto al massimo mesh un attimo dopo DPM, perché non è la cosa più larga del mondo, ma non è tight. Ok, però. E M. Quello lì lo fai quando sai che sei abbastanza vicino al corner. Cioè, al corner, e sì. Con abbastanza vicino al corner intendo già mid screen, va bene, cioè già qua va bene. Okay. Praticamente faccio boom, ti tiro su, ta ta ta, e qua faccio combo ender. Qua combo ender ci sono due modi. Allora, se vedi, io ho già usato il DP, quindi la spada singola non mi serve, perché tanto la skill rispettiva l'ho già usata, quindi finisco facendo 2H cancellato in stance H. Ah, ok, questo è interessante. Perché sta cosa qua mi permette di usare solo due cooldown e avere comunque knockdown. Allora, visto che stiamo parlando di combo, mi arriva una domanda. Ciao ragazzi, domanda. Io confermo spesso il paremmi in 2-4M per knockdown. È sbagliato. Beh, sbagliato non mi sembra difficile. 2-4M. Oh no, sì, se vuoi. Cioè, questo è il confine che vedo spesso. Cioè, rimane una roba safe on block anche. L'unica cosa è proprio se non sei convinto di confermare. Questa qua di cui è proprio la cosa safe, perché anche se te la bloccano va bene. 2-4M preferisci avercelo per le combo, perché ti danno knockdown ogni cosa. Cioè, metti che io non c'ho in questo momento tipo il cooldown del DP, che mi serve per l'extension. Sì. Se c'ho il cooldown del 2-4 sono già felice, perché almeno posso fare così e poi avere occhi. Sì, ok. È proprio la cosa che dovrei avere. Perché normalmente le ultime, una cosa che volevo chiederti prima mi è passata di mente, le ultime di solito hanno la proprietà di diminuire il cooldown delle altre skill. Con Lucilius, cioè, succede qualcosa o no, semplicemente non fa niente? No, cioè, c'hanno il cooldown abbassato. Se vedi, c'hanno appunto, il cooldown, è tipo 3 secondi. L'unica cosa è che le ultimate non ti danno blade level. Ah, ok. Sì, okay. È un po' a random, tra virgolette. E se c'hai in meter, una cosa buona che puoi fare, prova la mo, è fai autocombo DPM, autocombo proiettile M, e dopo proiettile M puoi linkare 2-4-U. Ok, ah, ho capito. Adesso non sbaglio sicuro, ma proviamo. Ok, dovevi cancellare subito semplicemente. Okay. Vai, menami. Così. No, vabbè, comunque, boh, si resetta. E quella lì è la cosa base. C'è anche nei trial del gioco. Però è una cosa che funziona ed è buona. Perché buildi un botto di meter con quella combo lì abbastanza di base. Perché ti dà tipo un 30-40 di meter. E quindi, cioè un 30, tipo, sì, un 30 circa di meter. E quindi se ce l'hai, è safe jump che funziona anche mid screen. Ti sta ridando il cooldown del 2-4 perché ce l'ha basso. Comunque è buono da fare, è molto buono da fare. Beh, appunto al corner, una combo. Sì, al corner, allora, al corner o fai quella che ti ho fatto vedere mid screen uguale identica che funziona. Quella che se sei vicino al corner, poi qua 2H, questo. Ah, ok. Oppure c'è un'altra cosa che puoi fare, se inverti le due special, ti permette di fare occhi col disco. Cioè, se fai così. Ok. Vabbè, è droppato, finita. È finita, basta, carriera distrutta. Esatto, quindi bisogna droppare il PG dopo questa. Allora, se finisci con... se lo fai al contrario, qua puoi metterci disco heavy. Okay. Ah, è quello che mi dicevi prima, che cambia un po' in base all'altezza. Praticamente, se il heavy ti prende proprio subito quando sei attaccato a terra, ti fa proprio hard knockdown. Ok. E se è già più in alto, non è hard knockdown. Cioè, anche se arrivi a terra, è il tech veloce. Quindi ma devi fare le route apposta. Mi hai scritto? Nella versione non può teccare? Aspetta, fallo un attimo. Fai tipo... Allora, autocombo di 1-4L, vabbè, ma c'è anche il tempo. No, comunque, adesso non mi ricordo se è l'hard knockdown che non può teccare, però lì DPM e dopo 2H. DPM e poi... Okay. 2H per essere in juggle, immagino. E, no, però sì, anche se non è proprio l'hard knockdown teso, il punto è che se non l'altro recupera...
Perché non tech in aria, penso sia appunto. Eh no, perché ci sono dei casi in cui techi con Katarama, techi più veloce. Però parla, fa vedere. Non così! Vai, vai, falla te nel video, perché aspetti i miei cooldown di mezz'ora. Niente, faccio cacare. Vai, il trenino. No, non viene scritto hard. Non viene scritto. Però è diverso da quando sei leggermente più in alto, anche se non tech in aria. Non so perché è sta cosa qua. L'hanno vista per bene da poco, tra l'altro. E la cosa, il motivo per il quale lo fai da sta cosa nello specifico, è che se lo fai da quella route lì, oppure da un'altra leggermente modificata, che non vale molto la pena imparare perché ti usa un bravery point, quindi è più difficile. Cioè è più situazionale, è sta cosa qua. Cioè lì dopo devi fare questo, e dopo fai Raging Strike per metterlo all'altezza giusta. Ah ok, beh, chiaramente un costo un po' più alto. Sì, e fai 600 danni in più, quindi è ok, ma non ne vale così tanto la pena. E parlando di combo Ender, ci siamo dimenticati una cosa. Cosa? Due cose in realtà. Le super. Le super? Perché ho visto che ne ha una molto abbastanza standard, cioè... Sì, fai quella normale. Vabbè. Tra questa qui? Yeah. La cosa buona è che itta full screen, la cosa cattiva è che è lentissima. Ok. Se ti stanno facendo... è molto facile farci safe già basta roba perché è un po' lentina. Ma la cosa molto buona è che se prendi anche full screen, leva comunque il bravery point. Beh, sì, ha senso. Tutte le super, anche quelle che sono dei proiettili, ti levano il bravery point solo se ti prendono da vicino. Ah, ok. Questa qua è l'unica super del gioco che ti leva il bravery point anche se non gli sei in faccia. Ok, interessante. E fammi fare un attimo la roba ultima. Ti faccio vedere la variazione della cosa. Vai meno in blu. No, ma non dico con la roba qua, dicevo la variazione sta qua. Ah, ok. E qua fai rotella. E è quella che usi un bravery point, fai un pochino più di danno, non ne vale molto la pena. Più che altro è il panic confirm, se ti dimentichi e fai per sbaglio prima questo invece che il 2-1-4. Sì, sta. E l'altra versione della super, perché c'ha due versioni della super, sì. Della super normale, diciamo, è che se la fai all'indietro invece che in avanti, entra in una stance dove manualmente spari il raggio nella direzione che vuoi. E qual è il senso di questa super? Il senso di questa super è che, allora intanto, nel senso, te la puoi tirare, se l'altro sta facendo un proiettile, te la puoi tirare da full screen per essere sicuro e cercare. Fa, se hitti tutti e tre i laser e poi ti fa il follow up, fai lo stesso identico danno che facendo l'altra. Però, guarda, vieni, corri qua così ti dà più meter. Se da vicino fai quella lì e fai tre volte il follow up M. Aspetta un attimo. Non posso vedere, com'è che la fai di solito? Allora, di solito è quarto indietro e tasto della skill. Ok, quindi poi dopo che faccio la super cosa devo premere? Mesh M. È questa? Sì. Ah ok, non ha applicato qua perché era attaccato. E vabbè, comunque se comba quella lì, dopo che hitti mi mette in float, in combo. Okay. E se sei vicino, quindi puoi usare quella cosa lì come combo ender, se metti tre raggi che colpiscono in alto, fa più danno della super base. Quello lì è l'unico caso in cui fa più danno, altrimenti farà sempre lo stesso danno. Okay. Ma invece fatta da full screen è più veloce di quella normale, comunque? Cioè credo che il raggio credo che arriva subito, tipo. E più c'hai lo startup della stance. Ah, ok. Quindi siamo lì. L'unica cosa è che ti dà un attimo il freeze, checki un attimo e vedi per essere sicuro di quello che ha fatto. Ok. E l'altra invece... Vabbè, adesso appena ci diamo la facciamo. È semplicemente una super ok. Cioè, hai presente il cerchio dell'esplosione dell'install di Vira? Sì. Stessa hitbox, uguale identica. Forse leggermente più alto. Ok. E la cosa buona è che basta che ti pigli e parte la cinematica. Quel cerchio lì. Non ti può pigliare senza che parta la cinematica. Ah, ok. O non mi è mai garantito. Successo ancora. Tipo, beh, forse se tradda in maniera strana può succedere. E basta. Addirittura si tradda, ah, capito. Cioè si tradda nel senso che, no scusa, non si tradda, se colpisce nei late active frame. Perché tipo, non so, ad esempio la super, quella lì di Eustace, che se la spot dodge ti prende tardi e non ti fa una sega di danno.
tipo quello dicevo. Cioè appunto guarda, tipo anche già qua così che sei abbastanza lontano, tipo già così ti dovrebbe pigliare in quella animazione. Al pelo fuori. che imbarazzo, vai, corri, faccio anche il combo. E sì, però appunto cambia. Cioè quello lì al range è abbastanza grande e fa sempre cose. Cioè guarda, palla mo. È abbastanza grande e fa l'animazione. Sì, ha una tigrafia abbastanza grossa. Sì. Più che altro è che prende effettivamente anche dietro, quindi se ti fanno dei jumping strani te la tiri senza manco pensarci. Quanto cazzo sei edgy, mamma. Non abbastanza. No, veramente, cioè tu lo guardi e già ti tagli solo a vedere. E appunto funziona meno male sempre quella roba. Quindi appunto le combo roba base è quella. E boh, meno male. Io ti dico, visto che abbiamo quasi chiuso l'oretta, se ci sono cose particolari, strane, che insomma anche cose un po' curiose, un po' over the top, che vuoi far vedere, se le conosci. Il PG è fuori una strana, quindi non lo so. Ce ne sono un paio, una la so fare relativamente bene, l'altra no. Una è, allora, dato che ha blade level alto, cioè cooldown più bassi, può fare certe combo abbastanza grosse, che in realtà non, è neanche, non dipende neanche troppo dal blade level, ma se è a 100 di meter ti può fare dei loop che durano un botto. Perché okay, adesso okay. Non ci provo neanche a farla perché so che la sbaglio, però per darti l'idea. Sì. Tefra sta in crouching, quindi c'è più hitstun. Questo proiettile qua, un crouching, è più 9. Quindi te ci puoi linkare Dashlight. Ok. Se te dai, guarda, cioè provo un attimo. Mo, immagino che quei 3 secondi quella di cooldown cosa di base. Poi... Se io faccio sta cosa qua. Qua poi. Vabbè, aspetta, fammi provare a fare sta cosa qua per bene. Se fai sta cosa qua bene, te da lì ci puoi linkare Dashlight. E dopo ci metti Close M da Dashlight. Vabbè. Niente, mo non riesco perché. È abbastanza stretto, perché vabbè, essendo 9 frame vuol dire che lo devi fare praticamente frame 1 il dash. Anche poco spesso una roba di genere di farle. Sì. Cioè, quando il blade level 5 probabilmente già la combo per chiudere il match. No, ti dico, non serve troppo il blade level 5 perché appunto usi le unique. E praticamente te fai quella cosa lì, entri dentro, autocombo M, proiettile U, che sta lì e dura mezz'ora. Dal proiettile U hai tempo di fare jump in. Continua a combare, appena ti si recupera di nuovo proiettile L, fai dash L, tasti, proiettile U, di nuovo stessa cosa, di nuovo proiettile L. Dopo mani in aria con DPM, fai un altro paio di cose in juggle, perché non hai il combo limit, e poi finisci. Chiedono, visto che c'è qualcosa per forzare il crouching, o è solo conditioning? Forzare il crouching? Non c'è nulla che forzi il crouching. Però una delle forze di usare è proprio quella, cioè come abbiamo visto prima, tu basta che fai questo. E c'è la combo, ce l'ha anche standing. Sì. E utilizzare crouching succede più di quello che sembra. Devi farci un attimo l'occhio per confermare. Però beh, banalmente uno che cerca di... Adesso, Lucilius evidentemente esatto, no. Di premere un 2L, per esempio, per cercare. Esatto, uno che cerca qui 2L con un 2M. Grande cosa. Nel caso di Lucilius, lo sweep. Sweep. Sì. Può succedere spesso. Il registrite, forse in crouching, è vero. Sì. Metti il capo, cioè, ma in realtà sì, cioè, ci sta. Sì, però ti devi hittare senza manco averlo bloccato. No, beh, magari anche solo se l'altro non ha bravery point riesci a metterlo. Sì, sì, se l'altro non c'ha bravery point, sì, molto probabilmente riesci ad arrivare di dashell e far la roba. Sì, può succedere. Ah, no, non intendevo sta combo nello specifico, Sì, lui diceva, no, in generale. No, no, ma appunto è per dire le combo crouching volley col proiettile. Sì. Però se con jump in lascia in crouch. Anche se fai. No, beh, non per forza. Cioè, se prova una parte in piedi. In teoria sì. No, aspetta, non fare nulla. No, ok, sì, non lascia in crouch. Niente. Cioè, lascia crouching perché magari provi a fare anti-air. Esatto. Quindi non hai un modo vero di mettere in crouching. Perché altrimenti c'hai le cose divertenti. Però sì, la cosa è che comunque tipo di squam lo puoi usare praticamente sempre. Cioè è la cosa base per aiutarti a convertire. Se non sai cosa fare, butta 50 di meter, tira di squam e vai lì e faccia altre normal. È proprio la cosa che ti tiene safe. Sì. Se mi sono il blocco, sì.
È anche vero che è difficile che ti entra un jump in parato in alto, cioè standing, è vero. Però, se ti entra, sto PG c'ha tanta ottimizzazione sui crouching, ma davvero tanto. Sì? Eh sì, perché appunto per quelle cose lì dei proiettili che ti ho detto. Okay. Cioè, già il fatto che questo qua sia più 9 on crouching è molto grosso. Allora, facciamo così, tornando un po' al topic iniziale. È una roba che uno che inizia a giocare... No, no. Okay. È per quello che non l'ho affrontata neanche così tanto dicendotela nelle combo, perché è situazionale. Cioè, già ancora gente che adesso gioca a Master sta facendo roba molto più basica di quella. Vabbè, ci sta, ci sta. Sì, non è una cosa su cui, per cui vuoi andare adesso. E l'altra è una combo. Del 2 mi ha parlato, Mana, sì. Che è un po' strano. Per il programma più suo. Fa vedere se mi viene subito alla prima, allora vado al corner. Te... Ah no, è vero, mi serve. Se... Mi serve 100 di meter per sta roba. Beh. Vai, così. Ok, vediamo se fallisco miseramente. Fammi jump in e premi subito un tasto. Jump in su... Come? Sì, sì. Cioè, nel senso, per prenderti in counter e ti... Ah, dai, ok, andiamo. Quello che abbiamo visto. Vai, prima. Vai. Sì. No, quasi. No. Vai, vai, provaci te. Non è così difficile. L'unica cosa è height dependent. Dipende solamente dall'altezza alla quale colpisci. Ricordami l'input di quella special 2-1-4? Colpisci... No, 2-2. Colpisci me, devi avere 100 di meter. Praticamente te fai sta cosa qua. Devi itta 2H proprio all'apice. Sì. Cancelli subito in 2-2-U. E dopo mesci 2-2-U. Cioè lo devi fare appena... Ok. Appena recuperi dal 2-2-U devi starlo... Fai il salto di un pelle, quindi non ci sei. Ci sei? Sì. Niente. Beh, vai. No. Ho premuto JD, si vede che c'aveva davvero poca recovery. Beh, no, prendi JL, che quello rimane attivo sempre. Quindi... Ah, è vero, rimane attivo sempre, sei sempre in counter. Sì, beh, sì, sì, ho pensato. Questa è un po' la stronzata, però dai. Chiudiamo con la cazzatina. No, è importantissimo. È importantissimo, assolutamente. Beh, perché stai giocando il personaggio se non fai quella cosa, oserei dire. Allora, farà fare... Vabbè, ok, fa vedere. Andiamo al corner. Vabbè. Che imbarazzo. Vale. Dai, ma vieni più vicino, fammi jump in da direttamente in faccia. Ok, per... okay, sì. Ok, vai. Let's go! E niente, cioè letteralmente basta che hitti molto in alto con su un jump in e ti entra sempre. Se si trova il modo di rifare il side switch per finire al corner è la combo degli dei. Ci ho provato un po'. Guarda, se lasci andare e non fai nulla, o se ti abbassi per fare una roba, ti va dall'altro lato. Ah, ok. E puoi più cappare dopo? Eh? E puoi prendere no, dopo? No, finisce. Ah, vabbè. Però puoi mettere disco H. Vai, prova a farlo te. Vai. 2-2-1 a spam. È sbagliato. Sono un cretino. Sono un Giovanni cretino. Spina dei miei coglioni. Esatto. Vai, vai, che c'ho il meter di farlo. Ah, okay. No, ma non c'avevi il meter tanto. Ti serve 100 per forza. Ah, perché è chiaro. Perché poi vai. No. Più imbarazzo. Niente stasera. Non è più. È successo una volta. Basta quello. E niente, quella cosa la farà sempre morire da ridere. È stupendo da vedere. niente, queste qua sono meno male tutte le cose del personaggio. Beh, io per ti direi, ora non c'è molto. Se ti va bene, innanzitutto se c'è gente che vuole fare domande o anche visto che il personaggio è nuovo, se ha qualcosa in più da dire che vogliamo vedere sul grande schermo, dite pure, visto che so che Mana anche lui ha grindato parecchio il personaggio, anche ieri, e sì, so anche che perché è un livello. Ci sono robe utili da dire, domande da fare. Questo è il vostro momento, se no ti chiedo se per la open lobby rimani anche insomma qualche partita, ce l'aspettiamo. Sì, tranquillamente. Una sola domanda, hai le chitarre? Non ho le chitarre, non ho niente nel personaggio. Neanche io, un disastro. E non penso che lo giocherò in open lobby, ci metto davvero tanto a imparare un personaggio anche solo con un po' di mistichezza. Ho capito l'idea generale del personaggio e... Sì, più che altro è molto straightforward, perché alla fine di roba, tra virgolette, pazza di design, ne ha davvero davvero poco questo personaggio. Ok.
sì, perché alla fine, cioè, c'ha bolla, c'ha colpo che ti prende da lontano, sì. C'ha l'RPS. Conta che io mi incastro ancora a ricordarmi quale special è quale. Quello, sì, quello un po' mi disorienta, il fatto che ha tante, mm-hmm. tipo, ha due teleport diversi. Vabbè, ma quella è roba che in realtà è mezza giornata di... Ma esatto. Mezza, anzi, ecco, esatto, mezza sessione si è a posto. La bolla più spodoggiabile di quanto semi, sì, l'abbiamo visto. E anche... Qua... posso mettere tre raggi alti e questa cosa qua fa più danno che andare nella super normale. Ok. È l'unica cosa proprio. Io veramente mi aspettavo più roba da full screen con questa special kit, magari qualche modo di combarla full screen che ti... mi sembrava tanto un po' la mossa, la vecchia stance di Xard, di Axel, no? Pensavo fosse no, roba per... del genere, tipo che ti giaggolava da sola. No, okay. Perché è molto lenta. Allora, giaggola da sola.